Buongiorno. Immaginiamo di prendere un motorino, smontarlo completamente, buttar via alcuni pezzi, dopodiché non solo si è incapace e nell'impossibilità di montarlo, ma non si può più parlare di un motorino. Sono pezzi sparsi che dovrebbero essere messi insieme, recuperando i pezzi dispersi. E per far questo occorre una certa capacità. Ecco, questa metafora del motorino penso possa essere adattata alla sinistra, all'idea di sinistra, come viene intesa oggi. Cioè non c'è nulla che possa essere definito di sinistra nei comportamenti, nei pensieri, negli scritti, nell'arte di coloro che si dichiarano di sinistra. A parte il fatto che dubito fortemente conoscono anche quel po' di teoria necessaria, la lettura del Capitale, della questione ebraica, elementi di economia politica, il manifesto, eccetera. Non credo che ci siano molti cosiddetti di sinistra che conoscano un minimo la teoria da cui, o bene o male, nasce la sinistra. Ora, la cosa francamente orripilante, quando ci si collega per esempio ai network, si assistono a dibattiti surreali. Ci sono persone di sinistra, in gran parte donne, che sostengono delle tesi, cioè sembra che i salotti di un tempo, le chiacchiere da bar di un tempo, si siano trasferiti sui network, con pretese però di esprimere idee, perché io ricordo la mia infanzia, le chiacchiere da bar erano molto simpatiche, molto semplici, si parlava del più e del meno, dei problemi quotidiani. Invece adesso queste chiacchiere da bar vengono tradotte in termini di sinistra, si crede di dire qualcosa di sinistra, famosa l'invocazione di Moretti di qualcosa di sinistra. Cioè dire qualcosa di sinistra, bisogna sapere cos'è la sinistra. Quindi, per carità, non è che ci sia l'obbligo di tutt'altro, di leggere tutti i tomi di Engels, Marx, Feuerbach e tutti quanti hanno scritto su tesi di sinistra. Anche per quanto riguarda l'arte, per esempio, interessantissima la posizione di Carlo Marx sull'arte. E si è parlato tantissimo dell'arte, soprattutto della letteratura. Cioè Majakovskij, Gorgi, Stalin diceva che gli scrittori sono gli ingegneri dell'anima. Mi verrebbe da dire gli ingegneri come quelli di oggi che costruiscono i ponti che cadono appena posti in opera. E uno dice è pessimismo. Il pessimismo è dato dalle circostanze. Perché sembra che essere di sinistra oggi
ripeto, in tutti i campi, nella politica come nell'arte, nell'ambito sociale, cioè si ignora totalmente le guide, cioè per esempio nel campo dell'arte, tutte le teorie di Lukács e tutto quello che è stato scritto sul realismo socialista, che poi è stato rifiutato, va benissimo, l'arte si evolve, ma si evolve all'interno di un'utopia indirizzata a un certo fine, e sempre sapendo mettere insieme il motorino che è stato smontato e avendo recuperato i pezzi. Invece questo non avviene affatto. Oggi si prende un pezzo di motorino e lo si mette con un'operazione olistica, sostenendo che quello è un motorino. Ecco, non so se la mia metafora è comprensibile ed efficace, ma è così. E tutto quello che praticamente viene mediato, anche per la grandissima presenza femminile, la sinistra significa sostanzialmente il permissivismo totale, andando contro assolutamente a quello che era il principio. Per esempio Trotsky parlava di assoluta, nella nostra società consisteva nell'organizzazione forzata del lavoro, il tentativo di organizzare il lavoro dei lavoratori negli interessi della maggioranza lavoratrice. Questo non si intende, non significa la distruzione dell'elemento di costrizione. La costrizione si svolgerà ancora un grande ruolo nel periodo storico di notevole larghezza. Ecco, il principio di responsabilità ed impegno, chiamiamolo costrizione, possiamo tradurlo impegno, cioè è assolutamente assente nella sinistra contemporanea. Sto parlando della sinistra, perché chiaramente se ci si riferisce alla destra il discorso cambia. Questo non è l'argomento che intendo trattare. Io mi riferisco alla sinistra, avendo creduto fermamente nella sinistra, nella possibilità della sinistra di realizzare una società di liberi uguali veri, no? E in realtà ci ritroviamo che la sinistra è rappresentata da miliardari, no? Che hanno le tessere di quello che è diventato il partito di sinistra, il PD, no? Oppure cose di questo genere, tipo le liberi uguali, l'EU, no? Con dei personaggi che francamente fanno accapponare la pelle, di cui non hanno nulla della sinistra, perché manca totalmente. Tutti gli scritti di Gramsci, per esempio, il fare il proprio dovere un atto rivoluzionario, la verità è un atto rivoluzionario, una certa etica di sinistra. Quando Togliatti conviveva con la Iotti, questa cosa veniva considerata con vergogna dagli esponenti del PC. Oggi è vero il contrario. In Unione Sovietica gli omosessuali venivano messi in prigione, sbagliatissimo, per carità, non sto rimpiangendo un passato di questo genere, però dal metterli in prigione a considerare le unioni gay un atto di civiltà da parte della sinistra, dico, il percorso mi sembra piuttosto lungo e abbastanza tortuoso. Diciamo che la libertà di ciascuno di vivere la propria vita e quindi anche la propria sessualità è un principio che si può considerare civile, ma senza forzature ed esaltazioni. Quindi noi vediamo, per esempio, nel campo dell'arte, nel campo noi vediamo delle cose che sono francamente da tutti gli esteti, tutti gli scrittori che si sono occupati d'arte della sinistra, verrebbero sicuramente radicalmente rifiutate.
Ora, la giustificazione di tutto questo viene data dal fatto dell'evoluzione sociale. Ma tanto bisogna vedere se è evoluzione o se è involuzione. Non è una differenza da poco. E poi il problema è nella sostanza dei comportamenti individuali e sociali. Questo è il discrimine. Questo è il discrimine. Cioè, quando la sinistra criticava la borghesia, la corruzione della borghesia, le mollezze della borghesia, la mondanità fatua borghese, contrapponeva una realtà concreta della necessità di coloro i quali venivano esclusi da un certo mondo, da un certo benessere, dalle possibilità. Questo aveva un senso preciso. Quando l'accesso alle accademie, alle università era riservata a una classe di borghesi, questa era una cosa sbagliata, era necessario, utile aprire le università, le accademie a tutti coloro i quali amavano la cultura e l'arte, a tutti quelli che amavano la cultura e l'arte, non a quelli che desideravano un approccio a un settore di cui e in effetti ignoravano assolutamente tutto e non avevano la minima intenzione di lavorare per cercare di esprimere dei valori positivi che avessero un contenuto gnoseologico e sociale di sensibilizzazione. Ora tutto questo è sparito. Quindi, per carità, nessun rimpianto, non ho nostalgie di qualcosa che ormai appartiene al passato. Lo scopo di quello che sto dicendo è cercare di chiarire che la sinistra non esiste più. E tutto ciò che viene detto, pro domo Cicero, dalla sinistra, sono menzogne, sono adulterazioni della realtà a fini di potere, perché i principi di sinistra sono principi di rigore, sono principi di principi etici. Pensiamo a una persona come Gramsci, i suoi scritti. Tutto questo non appartiene più alla cultura di sinistra. Cioè la cultura di fatto non esiste più, e tanto meno di sinistra, perché non basta schierarsi a favore delle minoranze, degli immigrati, degli omosessuali, delle donne, per essere di sinistra, perché lo schierarsi verso cosiddette minoranze, che poi minoranze non sono, cioè le donne sono maggioranza nella società, e rischiamo che diventino maggioranza anche gli omosessuali, ma a parte questo, non c'entra lo schierarsi, c'entra i fini concreti dei comportamenti sociali a cui concorre ciascuno secondo la propria capacità, la propria competenza. Per esempio, gli artisti nel produrre opere d'arte che abbiano un significato sociale. Lasciamo stare il realismo socialista, semplicemente delle opere che in qualche modo, cioè facciamo un esempio, uno dei tantissimi che si potrebbero fare, non è che una rana crocifissa abbia un significato sociale e concorra all'accrescimento culturale delle persone. Non è che rappresentare una donna su una croce come Gesù Cristo rappresenti qualcosa.
rappresenta semplicemente una faziosa esagerazione di un problema che non esiste, che è stato inventato da certe teorie provenienti soprattutto dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, per cui a un certo punto c'è questa martellante insistenza sul femminismo. Quindi, ripeto, io non ho né la possibilità né l'intenzione, non mi interessa assolutamente esprimere giudizi e censurare nessuno, non potrei farlo e non vorrei farlo, ma mi piacerebbe ci fosse chiarezza in questa cosa. Cioè, uno può dire, per esempio, uno dei grandissimi temi a cui ricorrono quelli di sinistra è l'antifascismo, che è un tema come un altro, a patto di, per esempio, Vittorio Strada, che sicuramente non era una persona di destra, sicuramente non era una persona di destra, scrive l'accostamento ci sembra sbagliato per difendere Stalin, i cui delitti non sono forse minori di quelli di Hitler. Vittorio Strada scrive questo, un uomo sicuramente di sinistra, in questo libro Tradizione e rivoluzione della cultura russa. Eccolo qua. Chiunque può andarselo a leggere, risparmio anche la fatica di cercare la pagina, a pagina 182, libro pubblicato da Einaudi. Pubblicato da Einaudi nel 1969. Ecco, Vittorio Strada, andate a cercarlo. I crimini di Stalin non sono certo inferiori a quelli di Hitler. E allora perché si insiste soltanto sull'antifascismo, mentre il comunismo è tuttora accreditato come qualcosa di positivo, a parole, perché poi non c'è conoscenza, non c'è pratica, non c'è indirizzo di carattere di sinistra, non dico di comunismo, ma qualcosa che assomiglia alla sinistra. Perché? Ecco dove emerge con chiarezza il pretesto. Cioè, quando artisti miliardari si atteggiano di sinistra, di cosa stanno parlando? Cioè, abbiamo questi personaggi, questa gente che, cioè, una come la Fedeli, come la Boldrini, una come la Cirinnà, ma che cosa hanno a che fare con la sinistra, personaggi di questo genere? Un personaggio come Renzi, un personaggio come Martina, Grasso, che cosa hanno a che fare con la sinistra? Grasso si è definito un ragazzo di sinistra, figuriamoci. E cosa hanno a che fare? Ecco, allora diciamo la verità. Ed è importante la verità. Gramsci diceva, la verità è sempre rivoluzionaria. Perché è importante la verità? Perché nel momento in cui noi abbiamo un atteggiamento critico nei confronti di una realtà, tipo sull'arte, sulla letteratura, sulla politica, ecco che l'atteggiamento critico, per essere conseguenziale, deve portare all'azione di contrasto a una situazione errata, sbagliata, che non giova alla società e non la migliora. Ecco perché è importante la verità. Mentre invece la menzogna, il modo capzioso in cui si articolano discorsi, l'antifascismo, come mai? Vattimo ha scritto recentemente un libro in cui dichiara che si dichiara contro lo sionismo, no? Dice che il massacro dei palestinesi con il pretesto della Shoah da parte degli ebrei. Beh, verrebbe quasi da dire, non è che abbia poi tutti questi torti, perché per esempio quando la sinistra si schiera sempre a favore della Shoah, è giustissimo, ma questa è la ragione per cui
il fascismo è messo all'indice molto di più del comunismo, perché ha colpito gli ebrei, che sono una classe che domina la finanza, questo da sempre lo sappiamo, domina lo spettacolo, che ha un potere enorme nella società. Negli Stati Uniti le lobby ebraiche sono potentissime. Lo Stato ebraico creato dall'Inghilterra, poi finanziato dai miliardari americani, è potentissimo. Nulla di male, per carità, io sicuramente ho tantissimi amici ebrei, non mi metto certo a fare una critica all'ebraismo, non mi interessa. Ma, sempre in ordine alla verità, bisognerebbe dirlo, bisognerebbe avere le idee chiare, tentare di avere le idee chiare guardando la storia, non gli articoli di giornali, di proprietà, di soggetti come De Benedetti. La storia, semplicemente i libri di storia come questo che ho citato di Strada. Ecco, di fronte alla realtà della storia, poi ammettendo, includendo tutte le possibili evoluzioni, se sono evoluzioni o non involuzioni, ma per giudicare il presente bisogna conoscere il passato. L'origine di un qualcosa è importante per capire le cose come stanno. Mi fermo qui, lascio a voi queste mie considerazioni per quello che valgono e ciascuno tragga le proprie conclusioni. Buongiorno.